Ho fatto la parte pratica del concorso per il CAPES in un liceo di Lione, sulla collina della Croix-Rousse. Una scuola nuova, con piante verdi nella sala riservata agli amministrativi e al corpo docente, una biblioteca dalla moquette color sabbia. Ho aspettato lì che mi venissero a chiamare. La prova consisteva in una lezione da tenere in presenza della commissione d'esame, un ispettore e altri due professori di lettere, tutti veterani dell'insegnamento. Una donna correggeva altezzosa gli scritti senza esitazioni. Mi sarebbe bastato superare indenne l'ora successiva per essere autorizzata a fare come lei per il resto della vita. Davanti a una quarta dello scientifico ho spiegato 25 righe, bisognava numerarle, di Papà Goriot di Balzac. Dopo la lezione, io e i commissari ci siamo spostati nell'ufficio del preside. Ha fatto fatica a farsi seguire dagli studenti. Mi ha rimproverato l'ispettore. Era seduto tra gli altri due docenti, un uomo e una donna miope con le scarpe rosa. E io di fronte a loro. Per un quarto d'ora ha alternato critiche, elogi, consigli. Io ascoltavo appena, chiedendomi soltanto se tutto ciò che mi stava dicendo significava che avevo passato la prova. D'un tratto, con aria grave, si sono alzati tutti e tre all'unisono. Mi sono alzata anch'io, precipitosamente. L'ispettore mi ha teso la mano. Poi, guardandomi bene in faccia, Congratulazioni! gli altri hanno ripetuto Congratulazioni! e mi hanno stretto la mano, la donna aggiungendo un sorriso. Non ho smesso di pensare a questo cerimoniale fino alla fermata del bus, con rabbia e una sorta di vergogna. La sera stessa ho scritto ai miei genitori che sarei presto diventata professoressa di ruolo. Mia madre mi ha risposto che erano molto contenti per me. Mio padre è morto esattamente 2 mesi dopo. Aveva 67 anni e con mia madre gestiva un bar alimentare in un quartiere tranquillo, non lontano dalla stazione a Y nella Senna Marittima. Aveva intenzione di continuare a lavorare ancora per un solo anno. Mi capita spesso, per qualche istante, di non sapere più se la scena al liceo di Lione ha avuto luogo prima o dopo, se quell'aprile ventoso in cui mi vedo aspettare un autobus alla Croix-Rousse sia precedente o successivo al giugno soffocante della sua morte. Era una domenica nel primo pomeriggio. Mia madre è comparsa in cima alle scale. Si tamponava gli occhi con un tovagliolo che probabilmente aveva portato con sé quando era salita in camera dopo pranzo. Con voce neutra ha detto: "È finita". I minuti seguenti non li ricordo. Rivedo soltanto lo sguardo di mio padre mentre fissa qualcosa dietro di me, lontano, le labbra contratte a lasciare scoperte le gengive. Credo di aver chiesto a mia madre di chiudergli gli occhi. Attorno al letto c'erano anche mia zia materna e suo marito. Si sono offerti di aiutare per rassettarlo e rasarlo. Bisognava sbrigarsi prima che il corpo si irrigidisse. Mia madre ha pensato che avremmo potuto vestirlo con l'abito che aveva inaugurato 3 anni prima per il mio matrimonio. L'intera scena si è svolta con grande semplicità, senza pianti né singhiozzi. Mia madre aveva soltanto gli occhi rossi e una sorta di perpetua smorfia sul volto. I gesti erano compiuti con calma, senza disordine, accompagnati da parole qualsiasi. Mio zio e mia madre ripetevano, Ha fatto davvero in fretta. oppure, Com'è cambiato? mia madre si rivolgeva a mio padre come se fosse ancora vivo, o comunque abitato da una forma peculiare di vita, simile a quella dei neonati. Più volte l'ha chiamato con affetto, povero paparino.
Dopo la rasatura, mio zio gli ha sollevato il busto, tenendolo alzato in modo che potessimo cambiargli la camicia che aveva portato negli ultimi giorni. La testa ricadeva in avanti, sul petto nudo, coperto di venature. Per la prima volta ho visto il sesso di mio padre. Mia madre l'ha nascosto rapidamente con un lembo della camicia pulita, ridendo un poco. «Non mostrare le tue miserie, povero mio!» Alla fine gli abbiamo giunto le mani attorno a un rosario. Non so più se è stata mia madre o mia zia a dire «è più carino così», vale a dire «più decoroso», «più opportuno». Ho chiuso le persiane e ho svegliato mio figlio che stava facendo il riposino nella camera a fianco. Il nonno ora fa la nanna. Avvisati da mio zio sono venuti i parenti che vivono a Ypsilon. Salivano con me e mia madre. Restavano davanti al letto alcuni istanti, silenziosi, dopodiché bisbigliavano qualcosa sulla malattia e sulla sua fine improvvisa. Una volta ridiscesi nel bar, offrivamo loro qualcosa da bere. Non mi ricordo del medico di guardia che ha constatato il decesso. In qualche ora la faccia di mio padre è diventata irriconoscibile. Verso la fine del pomeriggio mi sono trovata sola nella stanza. Il sole scivolava attraverso le persiane sul linoleum. Non era più mio padre. Il naso aveva preso tutto il posto nella faccia scavata, nel suo vestito blu, lasco tutto attorno al corpo. Sembrava un uccello coricato. Il volto d'uomo, dagli occhi spalancati dell'ora successiva alla sua morte, era già scomparso. Anche quello non l'avrei più rivisto.